Dottore, c'è un territorio che è sempre molto sensibile sui temi della lotta alla mafia libera, Santa Margherita Delice, che organizza ormai da molti anni questa iniziativa dell'alba della legalità. Ci sono dei segnali positivi, al di là di quello negativo di cui si è parlato anche recentemente in tema di lotta alla mafia? Sono stati fatti dei passi giganti in questo territorio. Questa manifestazione si chiama l'Alba della Legalità, che segue una lunghissima notte. Subito dopo l'Unità d'Italia, in questo paese c'è stato il primo omicidio cioccolato. Il dottor Giuseppe Montalbano, che era stato il garibaldino che guidò la lotta dei contadini per la distribuzione della terra, che fu ucciso nella mafia agraria. E in questo hinterland a Corso Miraglia nel 1947, capo il sindaco destra contadino, ucciso allo stesso stile potere, e tutto questo è durato, si può dire, sempre di più mesi, alla fine della prima repubblica. L'alba della legalità è iniziata nell'ottobre degli anni 90, quando il sistema di potere mafioso ha perso le sue proporzioni istituzionali ad altissimo livello, si è indebolito. Lo Stato si è riempito di nuovi contributi e è iniziata una riscossa che ha portato a una serie di operazioni che hanno sistematicamente disarticolato l'organizzazione mafiosa. Quello che è importante è che questa azione dello Stato ha meritato progressivamente la fiducia dei cittadini ed è un seme che è germogliato, perché in contesti come questi, se dobbiamo essere sinceri, sino a qualche tempo fa era difficile immaginare una società civile sensibile che si intestasse dell'iniziativa culturale antimafia, e i frutti che si stanno raccogliendo fanno ben sperare, perché finalmente non è più soltanto l'impegno dello Stato, ma anche l'impegno della società civile. La mafia grigentina è sempre una mafia molto legata ai corleonesi. E come vive il rapporto, il contatto, e sono emersi dei contatti anche in occasione delle più recenti inchieste antimafia, penso alle operazioni Havana e Scaccomatto, anche con Messina Denaro? Sì, c'è una lunga storia di rapporti tra Matteo Messina Denaro e capi della mafia grigentina. Addirittura uno di loro erano gli uomini più fidati di Matteo Messina Denaro, e anche i bigliettini che sono stati trovati a casa di Provenzano in occasione della cattura in cui dialogava con Matteo Messina Denaro, si parlava appunto della rete di fiduciari che Matteo Messina Denaro aveva nella provincia di Agrigento, dove esiste una mafia storicamente radicata, che è una mafia ancora legata purtroppo a metodi predatori violenti, che non si è evoluta, diciamo, in direzione di una mafia mercatista, e che rappresenta una minaccia costante per il territorio. Il nostro è come un lavoro di giardinieri che disboscano la giungla, ma se lo Stato per un po' si assenta, dove c'è un giardino si ricrea la giungla. Quindi siamo assolutamente consapevoli che è un lavoro incessante, che non bisogna mai abbassare. Esatto, la Borsellino libera e anche, diciamo, questo territorio vuole continuare a svolgere anche un po' questo ruolo di giardiniere al quale faceva riferimento il procuratore. Sì, ma noi agiamo proprio su questo. Il nostro territorio, siamo, diciamo, delle vedette noi, osserviamo tanti fenomeni e noi collaboriamo tantissimo con le forze dell'ordine, ci rendiamo conto di quello che avviene nei territori, e poi il nostro principale obiettivo è quello di instaurare dei rapporti con i ragazzi. Noi abbiamo i progetti di legalità sia con le scuole di Santa Margherita e di Montevago, e stasera saranno premiati degli elaborati prodotti proprio da questi ragazzi sul fenomeno mafia e su quello che si può fare sul territorio. Quindi per noi di Libera è fondamentale il rapporto sia con i cittadini sia con i ragazzi, e stare sempre con l'occhio vigile in quello che succede nei nostri territori.